Torrone bianco classico di Natale? Lo facciamo insieme, a casa vostra, eh? 450 grammi di zucchero semolato lo mettiamo in pentola, così. Mentre lo fate cadere vi cantate Jingle Bells. 150 grammi d'acqua. D'acqua! Li mettiamo all'interno così e ci facciamo uno sciroppo e poi vi dico la temperatura. Miele? 350 grammi in un altro pendolino, padellina, quello che volete voi lo mettete all'interno, così. 500 grammi tra mandorle e nocciole, queste sono tostate, vabbè, forno 180 gradi 10 minuti e le tirate fuori, se le tenete già tostate non fa niente. Adesso andiamo a cuocere a fiamma bassa, 145 gradi acqua e zucchero e 125 gradi il miele. Come vi dovete aiutare? E vi dovete aiutare con questo qua, col termometro. Max, io non ce l'ho. E te lo devi comprare. 80 grammi di albume d'uovo. E l'andiamo a mettere dentro da Carmelina, che la facciamo lavorare un pochettino. Così. Poi che cosa prendiamo? Prendiamo questo qua. Lo zucchero, non il sale, lo zucchero. Lo andiamo a montare, lo facciamo diventare schiumoso, ma non a neve, ma lo fermo. Prendiamo la frusta, questa qua. Non frustate nessuno, ma dobbiamo frustare soltanto le uova. Chiudiamo la nostra macchinetta, tanto bellina, così. E azioniamo Carmelina. Allora, come potete vedere, abbiamo fatto soltanto la schiuma, quindi abbiamo rotto la maglia e siamo pronti, come arrivano a temperatura, a inserire tutto all'interno. Vi faccio vedere. Ovviamente aumentiamo la velocità e andiamo a montare. Vado ad aggiungere all'interno la vaniglia. 145 gradi e adesso sempre a filo aumentiamo un po' la velocità e facciamolo volare all'interno. Continuiamo a montare per un minuto e mezzo. Una volta ottenuto questo risultato, quindi gommoso e spumoso, togliamo la nostra frusta da vicino e prendiamo la foglia K. Mandorle e nocciole calde e gittamai. Forza, andiamo. Chiudiamo e facciamo il nostro torrone. Pirofila 30-20, potete usare anche l'alluminio, lo andate a foderare, ok? Io ci ho messo la carta forno sotto che esce a lingua, così quando lo vado a sollevare si toglie facilmente. Ho messo la pellicola torno torno e un fogliettino così di carta forno. Se avete l'ostia, mettete l'ostia sotto e sopra. Super pronti, andiamo a pulire la nostra cappa. Voi direte quella di Superman, non lo so, comunque questa qua è una ricetta proprio papam! E buttiamo dentro senza timore. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo questo qua, lo zucchero a velo, ce lo mettiamo sopra, così. Facciamo uno strato sottile, 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 sottile. Prendete un altro fogliettino a misura, lo appoggiate sopra, così, delicatamente. Andate a fare leggera pressione, anche se è già tutto ben livellato. E deve stare così almeno 12 ore. Non lo mettete in frigo perché altrimenti distruggete tutto. Un bel po' di ore sono trascorse e andiamo a togliere la carta da sopra. Eccolo qua. Si è indurito per bene il nostro torrone e adesso lo dobbiamo soltanto sformare. Eccolo qua. Lo giriamo al contrario e togliamo la pellicola. Questa è la parte più emozionante,
Il taglio! Prendete un fazzoletto imbevuto di olio, un po' d'olio, così. Andate a strofinarlo su una lama. E adesso lo dobbiamo soltanto assaggiare. Torrone, morbido,